21 giugno 1987 è stata per me forse la giornata più sicuramente, più significativa, più importante della mia vita, il giorno in cui ecco, sono stato ordinato sacerdote insieme ad altri 54 diaconi da Papa Giovanni Paolo II nella Basilica di San Pietro in Roma. Era la domenica del Corpus Domini, anche se in Vaticano questa festa si era celebrata il giovedì precedente. Comunque in tutta la Chiesa italiana il giorno era la festa del Corpus Domini. Ovviamente è stato un traguardo importante perché ogni studente di teologia desidera con tutto il cuore arrivare a quella meta, la meta dell'ordinazione sacerdotale. Era un traguardo, una meta raggiunta, ovviamente era anche un inizio di una nuova vita, la vita come presbitero, come sacerdote nella Chiesa. E questo ricordo è rimasto indelebile, ovviamente come avviene per ogni sacerdote, ma probabilmente per me in modo particolare perché ho avuto la grazia, non certo per merito mio, di essere ordinato niente meno che da Papa Giovanni Paolo II, che allora, come si possono vedere dalle immagini, era in pieno vigore, praticamente aveva 67 anni, quindi era ancora con piena salute, pieno vigore e piena energia, come si evince anche dalle immagini, dalla sua voce, dal suo fare all'interno della celebrazione. E quindi oggi, a distanza di 33 anni, ovviamente dopo la canonizzazione anche di Papa Giovanni Paolo II, evidentemente ritengo che sia un privilegio grandissimo essere stato non solo ordinato da un Papa, ma da un Papa santo, e un Papa che certamente ha segnato un momento importante nella vita della Chiesa, un papato che ha durato 27 anni e che è diventato una svolta veramente nella Chiesa. Noi, il Papa Giovanni Paolo II, sappiamo tutta l'opera straordinaria che ha svolto il suo ministero petrino, come lo ha svolto con grande entusiasmo, con grande energia, ecco, presente in tutta la Chiesa, nei suoi viaggi, ecco, praticamente ha visitato quasi tutti i paesi, quindi la sua figura oggi giganteggia, tra l'altro siamo nel centenario della sua nascita. Dunque tutto questo fa sì che quel giorno per me sia un giorno così importante e motivo di lode, di ringraziamento a Dio per aver potuto coronare quel sogno, che non era proprio scontato che uno potesse essere ordinato dal Papa. Evidentemente ho dovuto anche superare alcune difficoltà, alcuni ostacoli, superiori stessi della provincia che non erano particolarmente d'accordo, perché bisognava andare a Roma, creava un po' di difficoltà. Tra l'altro era un periodo di esami, come studenti eravamo ancora alle prese con gli esami, quindi tante difficoltà, però oggi dico sinceramente che è stata una grazia e ringrazio il Signore di aver avuto quella tenacia di volere, di essere stato ordinato dal Papa e di aver potuto condividere anche con gli altri confratelli di diversi ordini, diverse nazioni, erano spagnoli dell'America Latina, insomma di tutto il mondo, eravamo in 55 e Papa Giovanni Paolo II ogni anno dedicava una ordinazione sacerdotale in San Pietro per i numerosi candidati che erano presentati. Quindi ripeto, è stato un momento molto importante, tra l'altro la prima volta che mia madre è venuta in Italia con mio fratello per partecipare a questo evento, e quindi erano presenti anche loro insieme ad altri due amici che vennero dall'Uruguay, quindi è stata una festa molto grande. E poi il momento di festa, l'agape dopo l'ordinazione, un numero molto ristretto, ma soprattutto con i confratelli, qualche persona particolarmente amica, evidentemente è rimasto una giornata indimenticabile. E dell'ordinazione in sé ricordo tanti piccoli dettagli, diciamo così. Prima di tutto ricordo quando eravamo in processione tutti i candidati verso tutti i diaconi verso l'altare, e a un certo punto la basilica, che era già illuminata, a un certo punto io credo che non è rimasta
un solo neon spento perché era tutto acceso, era giorno, ci fece un'impressione molto grande vedere quella basilica illuminata a giorno, veramente. Già era una giornata di sole molto bella, quasi di estate, perché 21 giugno evidentemente era già estate. Ricordo che è stata una mattinata bellissima di sole quando arrivammo. Io alloggiavo a Via Veneto nel convento dei Cappuccini e quindi arrivammo poi in tassi con mia mamma, mio fratello e questi altri due amici in piazza di San Pietro e poi già era una giornata molto bella, la piazza già era piena di gente, l'ordinazione si è svolta all'interno della basilica e poi ricordo questo particolare quando tutta la basilica si illuminò a giorno. E poi ovviamente quando è apparso il Papa, tutti i fedeli applaudivano, è stato un momento di grande commozione. E poi ovviamente tutta l'ordinazione, ogni momento, ogni istante è stato vissuto, penso, da ciascuno di noi, ovviamente, con grande commozione, con grande partecipazione interiore, con grande gioia nel cuore, perché, ripeto, era un traguardo, una meta raggiunta. Ma allo stesso tempo oggi mi rendo conto che era soprattutto un inizio, perché poi la vita è cambiata. Da allora, ecco, come sacerdote, diciamo, la nostra vita cambia radicalmente e profondamente, sempre ovviamente in meglio. Ricordo evidentemente il momento soprattutto dell'imposizione delle mani. Il momento della prostrazione, quando eravamo tutti prostrati dinanzi all'altare della deposizione, è stato un momento di grande emozione. Poi, quando il Papa passava dinanzi a noi, imponeva le mani a ciascuno. Ricordo che con una forza quasi quasi che. Io dico sempre quasi che mi voleva sfondare il cranio, tanta la forza che il Papa metteva nell'imporre le mani per quel gesto consacratorio, che è la comunicazione dello Spirito Santo, no? Quindi è stato un momento di grande commozione che mi rimane vivo diciamo, nella mente. Poi ci sono ovviamente le fotografie che ritraggono proprio quell'istante particolarmente significativo, così poi come anche poi l'unzione delle mani con il Sacro Crisma e ovviamente quando c'è stato poi il saluto, ognuno di noi saliva sull'altare per salutare il Papa che era seduto sulla sedia e noi, ecco, ognuno di noi poteva salutarlo e dirgli una parola, ovviamente. Io avevo pensato di dirgli tante cose, ma era tale l'emozione che praticamente non ho detto nulla, semplicemente è stato quell'abbraccio. Ecco che è stato un momento particolarmente commovente, no? E niente, poi ovviamente dopo l'ordinazione il Papa ci ha salutato uno per uno, ci ha chiesto di dove eravamo, come ci chiamavamo, eccetera, vicino a dove si trova la statua della Pietà, ecco, in quella zona lì della Basilica. Ecco, quindi abbiamo modo di scambiare qualche parola. Ricordo che io dissi che ero dell'Uruguay e lui mi disse: bello l'Uruguay, bello, perché era stato un mese prima, un viaggio apostolico. E quindi è stato anche quello un momento molto bello di cui ho anche diverse fotografie. Insomma, è un ricordo molto vivo che ogni anno, ovviamente, in occasione del 21 giugno, rivivo con particolare gioia. Ho avuto la gioia anche di celebrare il 25esimo già diversi anni fa. E in quell'occasione volli tornare a San Pietro e tramite un permesso particolare del cardinale Comastri mi permise di celebrare messa proprio nella cappella accanto alla tomba di San Pietro, giù nella parte inferiore, una piccola cappella, e vennero alcuni amici. Soprattutto alcuni giovani di Pietrelcina, perché io ero stato parroco di Pietrelcina, eravamo rimasti molto legati. Vennero loro con la loro famiglia, qualche altra persona, eravamo pochi. Venne mia nipote dalla Spagna e quindi abbiamo celebrato lì proprio il giorno stesso, il 21 giugno, ecco, il 25esimo lì. E poi siamo andati a mangiare in una trattoria romana dove avevamo fatto la festa dell'ordinazione.
e con mia grande meraviglia la trovai tale e quale come quel giorno. Cioè, ho riconosciuto gli stessi quadri che erano molto semplici. Ecco, e quindi abbiamo lì, diciamo, pranzato tutti insieme, è stato un momento di grande gioia e ho potuto ricordare anche quel luogo dove, ecco, con tutti i confratelli, con i parenti avevamo vissuto con la gioia di quell'ordinazione. E quindi dopo 25 anni ho rivissuto questo momento. Adesso lo celebro ovviamente ogni anno con più, in modo più raccolto, più sereno, perché ovviamente adesso guardo verso il 50esimo, se ci arriverò, non lo so. Comunque è sempre un momento particolarmente bello. Penso che da Giovanni Paolo II credo che possiamo imparare proprio l'amore che lui aveva per il sacerdozio, no? È stato il Papa che ogni anno, sin dal 1979, rivolgeva una lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo. E quindi, ecco, in cui si evince proprio questo amore che lui, questa consapevolezza che lui aveva del dono del sacerdozio, che lui viveva in un modo molto convinto, molto, ecco, sempre con entusiasmo, con gioia per il dono ricevuto. E quindi quello ce l'ha un po' trasmesso, e io in questi giorni proprio sto rileggendo queste lettere, che sono raccolte tra l'altro in un bel volume, dove sono tutte le lettere di tutti gli anni fino all'ultimo anno, quando lui già, diciamo, poi è venuto a mancare. Ecco, quindi sono tante tante lettere in cui ogni anno lui affrontava, attraverso, ecco, questo dialogo con i sacerdoti, qualche aspetto particolare del ministero sacerdotale. Quindi è una grande ricchezza che il Papa ci ha lasciato in eredità e che vale la pena riprendere, meditare, leggere continuamente per ravvivare in noi, come di San Paolo, lo spirito, il dono dello spirito che, dice Paolo, ha ricevuto, lo dice a Timoteo, ti esorto a ravvivare in te lo spirito che hai ricevuto con l'imposizione delle mie mani. Quindi è un compito che dobbiamo sempre, ogni presbitero, cercare di realizzare, perché dobbiamo ravvivare quello spirito che abbiamo ricevuto, ma che dipende anche dalla nostra risposta, il fatto che questo spirito diventi o mantenga, ci mantenga, ecco, protesi verso la realizzazione di questo grande ministero che il Signore ci ha affidato, ecco, nonostante la nostra povertà, la nostra miseria. E quindi ringrazio il Signore di tutti i doni, e di tutte le grazie, di tutto il bene che lui ha operato attraverso tutti questi anni. Ecco, certo c'è sempre un po' di rimpianto per quello che avremmo potuto fare di meglio, se ci fossimo impegnati di più, se fossimo stati più fedeli, questo credo che ogni sacerdote lo avverta, ma allo stesso tempo la gratitudine perché il Signore ha avuto fiducia in noi nonostante tutti i limiti umani, la nostra povertà. Il Signore ci ha ritenuti degni, come dice San Paolo, di affidarci il ministero, e quindi questo è sempre motivo di stupore e allo stesso tempo di gratitudine per questo dono, chiedendo sempre al Signore di aiutarci a viverlo e a servire la Chiesa, perché siamo stati ordinati per la Chiesa, per il servizio della Chiesa, con amore e con fedeltà. Ecco, come Padre Pio del resto rimane sempre il nostro esempio di una vita totalmente dedicata, consacrata, ecco, al servizio delle anime, senza pensare a se stesso, senza mezzi misure, con tutto se stesso, con totale abnegazione per amore di Cristo e per amore della Chiesa. E credo che anche questo amore alla Chiesa, Padre Pio, ce lo ha lasciato certamente in eredità, nonostante la sua vita sia stata segnata da un rapporto difficile con la Chiesa, tuttavia lui, da uomo di fede, ha saputo vedere in ogni cosa la mano di Dio e la volontà di Dio, e ha amato la Chiesa, ha amato il Papa, ha amato, ecco, i Vescovi, è stato umile nell'accettare sempre, in essere sempre ubbidienti, e ha fatto sempre la volontà di Dio che si esprime soprattutto attraverso, ecco, i superiori e, diciamo, i pastori della Chiesa. Quindi questa eredità Padre Pio ci ha lasciato e noi non possiamo fare diversamente. Ringrazio tutti, perché so che quando giunge questa data, 21 giugno, ricevo tanti messaggi di congratulazioni, di auguri, di preghiera. Quindi io ringrazio con tutto il cuore tutte le persone che
ecco, mi fanno arrivare questi messaggi, soprattutto la preghiera che certamente in questo giorno in modo particolare rivolgono a Dio per la mia persona, perché io possa essere fedele al ministero che mi è stato affidato, e io ricambio ovviamente con il ricordo grato e fervente nella preghiera e soprattutto nella celebrazione eucaristica.